Eccoci qui via Rosé, il Rosé che è il, come diceva Eugenio, il best seller di casa, è il, anche perché va a colmare una lacuna. Anche l'altro giorno sono arrivati da me un cliente e mi ha detto: ma come non c'è nessuna bollicina Rosé? Che uno, i rosati hanno a volte dei picchi di fama, tutti vogliono rosati, poi ripiombano nell'anonimato, ma ultimamente il trend è un po' in crescita complessivo. Ma la bollicina rosata Martinotti, di questo è una nicchia della nicchia della nicchia, però di tutte queste nicchie è una di quelle più interessanti. Se poi si va a vedere quante sono fatte da Sangiovese, probabilmente nessuna, ce ne sono qualcuna a base sangiovese, ma questa è abbastanza unica, anche perché il Syrah per noi rappresenta l'uva rossa più utilizzata, la utilizziamo per 6 dei nostri vini. Quindi percentualmente è proprio l'uva, il vitigno più utilizzato, più presente in cantina, in campagna. Ecco, non stupisca il Syrah nei rosati, se si guarda il rosato più famoso del mondo in Provenza, ma anche il Rodano, ovviamente una delle uve che entra, a parte la Grenache, è proprio il Syrah. Quindi in realtà è un'uva che da noi è meno utilizzata per fare il Syrah rispetto a altre, ma anche lì piano piano viene sempre più scelta e sempre più selezionata per questo. Come mai viene scelta? Si capisce, cioè un vino che comunque ha, al di là della freschezza, ha queste note pepate che dovrebbero giocare un po' con questa macinata di pepe che abbiamo dato su questa minestra, e mantiene una certa quasi anche tannicità, nonostante qui la fessatura sia molto leggera. In realtà è un rosato che mantiene un certo, non dico che fa la funzione di qualche chiaretto di qualche anno fa, però sicuramente non è un rosato solo da gamberone, da crostaceo, da aperitivo. Sicuramente si beve volentieri anche per conto suo, ma c'ha un lato gastronomico che è bello scoprire. Quindi queste note di lampone, di melograno, di ribes, un corredo aromatico molto interessante, le note di rosa, di frutta di bosco. È un naso piuttosto complesso, normalmente questi rosati hanno un generico odore floreale, un po' di frutta di bosco, questo invece ha una sfaccettatura quasi che lo assomiglia un po', va più verso vino rosso. E dopo avremo la fortuna di assaggiare il Cercatoia, dove appunto assaggeremo il gusto del Syrah della zona. Tra l'altro una piccola anteprima, perché 2015 è appena uscito, è finito il 2013, si pensava nel 2013, ma era il 14, non avete fatto, e quindi assaggiate anche il Syrah come viene in questa zona. Il vino è anche abbastanza persistente, in bocca c'ha una persistenza che non è del classico rosato così immediato, e quindi questo è anche il segreto del suo successo. È un vino che d'estate, per chi non vuole rinunciare, va di moda la bollicina, ma però io bevo sempre rosso, ecco, un rosato con questa grinta e con questa struttura riesce a compensare perfettamente, a passare l'estate e poi ritornare rossi. Ma anche chi in generale beve i rosati perché gli piacciono, questo la accontenta. Ha un po' più di carattere, un po' più di forza rispetto al classico rosato provenzale, ma insomma la Toscana è comunque il suo lato un pochino più nel bruto, bisogna che venga fuori. Buon proseguimento. Grazie.